Ciao ed eccoci in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube in cui parliamo della monetizzazione. YouTube, come anche le altre piattaforme, ha bisogno delle entrate derivanti dagli inserzionisti, ossia dalle persone che investono per mostrare la loro pubblicità sui contenuti di altri, quindi per attirare clienti per loro. Gli inserzionisti di fatto pagano YouTube per mostrare i loro contenuti sulla piattaforma. YouTube ovviamente ha bisogno di far girare questi contenuti sponsorizzati sulla piattaforma proprio perché per lui sono una fonte di reddito. E quindi sul tuo canale, attivando la monetizzazione, dai la possibilità a YouTube di mostrare la pubblicità sui tuoi contenuti. E questa cosa ovviamente piace molto a YouTube, che sicuramente testerà il nostro contenuto, comunque i tuoi contenuti, su un pubblico più ampio, proprio perché stiamo aiutando YouTube stesso ad acquisire delle entrate. E quindi, una volta attivata la monetizzazione, potenzialmente i contenuti verranno promossi e posizionati in modo molto più concreto, così da permetterti di raggiungere ancora più utenti. Ma per attivare la monetizzazione, che cosa occorre? Al momento occorrono 1000 iscritti al canale e 4000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi, se non vado errato. Quando e dove posizionare la pubblicità all'interno dei nostri contenuti? Mettiamo il caso che sei riuscito a raggiungere gli obiettivi che ti permettono quindi di attivare la monetizzazione, quindi hai la possibilità di inserire pubblicità all'interno dei tuoi contenuti, ma dove dovrai andare a posizionare la pubblicità all'interno dei tuoi contenuti per non dare fastidio a chi guarda i tuoi video, ai tuoi ascoltatori, ai tuoi visitatori, alla tua audience? Il mio suggerimento è, punto numero uno, posizionare la pubblicità alla fine del video. Tendenzialmente quando si è arrivati alla fine del video le persone hanno già visto i contenuti più importanti, quindi alla fine magari non si vogliono perdere gli ultimi secondi e l'ultimo minuto, quindi potrebbe aver senso inserire una piccola pubblicità alla fine del video proprio perché non causa una perdita di visualizzazioni o comunque di persone che escono e non finiscono di visualizzare il video. La seconda opzione è quella di inserirla a metà del video stesso, magari in un punto strategico dove stai entrando un pochettino più nel dettaglio in un determinato concetto, in un determinato argomento. A quel punto vai a inserire una pubblicità che spezza l'argomento e quindi le persone tendenzialmente continueranno a vedere la pubblicità perché vogliono continuare a vedere il tuo video e vedere, diciamo, l'aspetto più saliente successivamente alla pubblicità. La terza, quella che sconsiglio, però ovviamente anche qui è una possibilità, all'inizio del video. In questo caso consiglio di inserire pubblicità all'inizio del video solo quando si ha un'audience già affezionata, che in realtà ha cliccato sul tuo video perché lo vuole vedere, non vede l'ora di vederlo, quindi anche se gli vai a inserire una pubblicità all'inizio, diciamo, non vai a perdere la visualizzazione proprio perché l'obiettivo di quella persona è guardare il tuo video, proprio perché ti segue da anni, magari ha visto vari tuoi contenuti, sa quali sono i tuoi argomenti, sa come ti poni, le tue abilità, la tua professionalità e quindi ci tiene a vedere il tuo contenuto anche se metterai una pubblicità subito all'inizio del video. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.